Ciao a tutti belli e brutti e benvenuti nel mio canale. Oggi un video in collaborazione col gruppo di Facebook mio e di Mary del canale Makeup per Passione. E oggi di che cosa parliamo? Parliamo dei bio preferiti barra preferiti del periodo. È un po' di tempo che non vi proponevamo di nuovo questa tipologia di video. Io amo questa tipologia di video dove vi posso mostrare i miei bio preferiti. Ovviamente mando un bacio grosso grosso a Mary e vi lascio giù nell'info box i link di tutte le ragazze, così andate a vedere ovviamente anche i loro video. Come prima mio preferito del mese, o meglio del periodo, c'è una canzone che sto ascoltando tantissimo negli ultimi giorni ed è quella di Laura Pausini, quella che dice: "Donami per questi giorni, non l'ho saputo raccontare". Ovviamente non ve la canto perché sennò chiudete il video in 3 secondi. Amo questa canzone di Laura, l'ho ascoltata miliardi di volte. Se non l'avete ancora sentita, andatela ad ascoltare perché è meravigliosa. Poi, un altro mio preferito del periodo è il Katam che io utilizzo per i capelli. Lo miscelo ad altre erbette. 2 o 3 giorni fa ho fatto Katam, Lavsonia e Mallory di noce, e mi piace sui capelli, mi rende i capelli lucidi, me li fa di un bel colore castano. Io ho scurito i capelli, credo che tra qualche giorno, se non proprio domani, andrò anche a tagliarli un pochino perché ho le punte rovinate dalle troppe decolorazioni. Ho preso questo in particolare, il Katam delle erbe di Janas, costa più o meno intorno ai 7 euro 8 euro, ma si trova ovviamente di vari brand. Io, vi ripeto, lo mescolo ad altre erbette con tintore per ottenere diverse nuance, è anche volumizzante e rafforzante. E da quando uso le erbe tintore, ovviamente i miei capelli sono un po' più sani, li ho martoriati quest'estate, quindi veramente non posso pretendere il miracolo, ma vi ripeto, li andrò anche a tagliare, quindi vedremo un po' di sistemarli. Certo, non è che li taglio tutti, posso tagliare magari 2 dita, 3 dita, ecco, non di più, perché sennò poi mi prende un colpo. Poi un altro mio preferito di questo periodo è di Lepo, è un nutrisiero per le ciglia. Io l'ho trovato nel calendario dell'Avvento di Vanity, un calendario stupendo, preso dal gruppo Vanity Space. Se non conoscete il gruppo, ma non credo perché è conosciutissimo, insomma, iscrivetevi. E ho trovato questo nutrisiero nel calendario di Vanity. E come vi dicevo, è di Lepo. Io lo utilizzo mattina e sera e ho notato proprio che le mie ciglia sono diventate più lunghe. Mi piace un casino, sono diventate più lunghe, le sento più forti. Non pensavo, devo essere sincera, che potesse veramente essere ottimo. Lo sto utilizzando da più di un mese e credo che quando sarà terminato, aspetterò un po' di tempo, magari, che ne so, un mesetto, e poi lo andrò a ricomprare e riapplicare, perché l'effetto che mi fa alle ciglia mi piace veramente tantissimo. Fa sì che non si spezzano, sono più folte, sono più lunghe. Se insomma avete problemi di ciglia un po' sfigatelle, ma anche se avete ciglia normali, perché io ho ciglia normali, ma me le va ad allungare. Io amo l'effetto drammatico nelle ciglia, me le va ad allungare notevolmente. Ovviamente vedete, iniziate a vedere dei risultati dopo qualche settimana dalla ciglia. Per le ciglia va applicato con questo pennellino. Va applicato con questo pennellino sulle ciglia mattina e sera. Io lo applico, ovviamente, bisogna non aver messo del make-up, avere tolto tutto, anche i residui, e poi andate ad applicarlo col pennellino sulle ciglia. Io tendo a metterlo pure sia sopra che sotto a mo' di mascara, e mi piace veramente, veramente tanto. Un altro mio preferito di questo periodo è un olio profumato alla vaniglia di Frasemonde, non so come si pronuncia. Mi è stato regalato dalla mia amica Laura per Natale. Un bacio, Laura. È spettacolare, ne bastano veramente una o due gocce per fare un profumo di vaniglia che
Divino, ma veramente divino, ma proprio c'è il profumo, c'è tutta la vaniglia in una boccettina così piccola. Ma poi ne basta veramente una goccia microscopica e un olio. È un olio così profumato che in realtà voglio vedere se riesco a trovarlo anche in altre profumazioni, perché c'è. È vaniglia pura, lo adoro veramente, infatti ringrazio Laura. Se non avete visto il mio video sui profumi, ve lo lascio su nelle schede, andatelo a vedere, il video sui miei profumi del periodo. Ma è spaziale questo olio, perché cioè, fa un profumo, poi dura tantissimo. Ne basta avere, avete visto, una goccina qui e magari ne metto un'altra goccina sui polsi, ma profumate di vaniglia allo stato puro proprio. Spettacolare, infatti, come vi dicevo, voglio vedere se riesco a trovarlo anche in altre profumazioni. Questo è da, penso, non lo so, forse 10 ml, 12 ml, 12 ml, come vi dicevo, è in olio, quindi va applicato così con le mani, ma lo adoro. Grazie, Laura. Poi un altro mio bio preferito di questo periodo è il siero alla bava di lumaca di Bioert. L'ho trovato sempre nel calendario dell'avvento. È un siero che sto utilizzando anche questo da un mesetto e mezzo. Io lo alterno ad altri sieri. A volte lo metto di giorno, a volte lo metto di sera, come capita. Mi piace tanto. Ha il 96% di bava di lumaca. Dà un effetto, ovviamente sappiamo tutti che la bava di lumaca è, a parte un ottimo anti-age, ma è anche ottimo per le macchie del viso e per le cicatrici se abbiamo delle cicatrici da acne. Mi piace tanto, è da 30 ml. Vi ripeto, o lo utilizzo come siero e poi dopo ci vado ad applicare la crema da giorno, oppure spesso capita che utilizzo anche di sera. Molto molto comodo l'erogatore a pompetta, veramente lo trovo comodissimo e soprattutto molto igienico, perché molti sieri, molte creme ci dobbiamo andare a mettere le mani dentro. Ultimamente tendo sempre a comprare prodotti o con l'erogatore a pompetta o col contagocce, perché credo che siano molto 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 più igienici. Mi piace, non mi ricordo il prezzo, ragazze, perché vi ripeto, l'ho trovato nel calendario dell'avvento, ma se cercate un siero bio naturale che comunque volete provare, un siero a base di bava di lumaca, provate insomma questo di Bioert, perché è ottimo, vi lascia la pelle liscia, elastica, cioè notate proprio la differenza, soprattutto utilizzandolo per più giorni. Spesso sento dire, magari da persone che hanno utilizzato un prodotto 3 volte: no, non mi piace, un prodotto non può essere utilizzato più volte, non può essere utilizzato 3 volte, ma deve essere utilizzato ovviamente almeno per 2 o 3 settimane, tutti i giorni, per vedere dei risultati. Poi un altro mio preferito di questo periodo è il detergente intimo al rosmarino, timo e menta, pH Bio, che ho trovato alla Lidl diversi mesi fa. Purtroppo non sono prodotti permanenti, sono prodotti in edizione limitata, ogni tanto escono così random, spero insomma che li vadano a mettere nella linea permanente. È un'ottima igiene intima, molto molto delicata, non dà problemi, non dà irritazioni, costa poco, costa intorno ai 2 euro, 2,50 euro. Se la trovate, se rimettono, perché ogni tanto rimettono questi prodotti così random, è da 250 ml. È ovviamente un prodotto bio. Sapete che sul mio canale prevalentemente vi mostro prodotti bio con buoninci. Quando vi mostro prodotti che non sono bio con buoninci, comunque tendo a dirvelo. E questo insomma è un ottimo prodotto a un costo basso, e spero che veramente la Lidl si decidi a metterlo nella linea permanente. Un altro mio preferito del periodo è questo Nutri, Lucida e Proteggi i capelli sfibrati o trattati di Montalto. Io lo utilizzo come impacco pre-shampoo. Ci sono queste comode bustine monodose,
che vanno scaldate tra le mani prima di utilizzare il prodotto. Si scaldano per qualche secondo, infatti viene detto anche sulle istruzioni, insomma, praticamente sull'utilizzo, le istruzioni, mica dobbiamo montare qualcosa sull'utilizzo. E allora, praticamente ogni bustina è da 4 ml, quindi è monodose, molto 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 comodo. Va messo sui capelli, io lo tengo su anche un'oretta, poi dipende da un'ora, mezz'ora, dipende. Quando mi sono stufata vado a fare lo shampoo, ragazzi, mi lascia i capelli lisci, ma morbidi, ma profumati, che è un qualcosa di spettacolare. Io mi sento addosso questo olio di vaniglia che è adorabile. Comunque, andando avanti, lucida, protegge i capelli sfibrati e trattati. È lucida, formula con oli biologici di cocco, argan, jojoba, nutre, lucida e protegge i capelli sfibrati e trattati. Quindi è ottimo. L'ho utilizzato già, penso, 3 volte, sì, più o meno 3 volte, e mi piace tanto. Può essere applicato anche per lo styling, ma sinceramente io non amo applicare gli oli per lo styling, perché poi mi vanno comunque ad appesantire i capelli, quindi preferisco utilizzarli come pacco pre-shampoo. Lo vado ad applicare solo sulle lunghezze e non sulla cute, per evitare che poi magari si ingrassi troppo, troppo la cute. E mi piace un casino. È veramente un ottimo impacco pre-shampoo, un ottimo ristrutturante per i nostri capelli. Penso di avervi fatto vedere tutto, di essermi dimenticata nulla. Spero che questi miei bio preferiti del periodo vi siano piaciuti. Se non avete ascoltato la canzone della Pausini, andatela ad ascoltare. Giù nell'info box, come vi dicevo, vi lascio i link di tutte le ragazze, andate a vedere anche i loro video. Mando un grosso bacio a Mary, un grosso bacio a tutte. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete sempre i miei video come se non ci fosse un domani. Iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!